Ci troviamo sul campo dell'S di Charvansault, il campo Guido Saba. Siamo con Graziano Baldanzi, che è un preparatore atletico e ha tutto un curriculum alle spalle dedicato al calcio. Allora, Graziano, oggi abbiamo voluto presentare un pochino la tua attività come preparatore atletico, soprattutto dei portieri, ma partiamo dall'inizio. Come nasci calciatore? Nasco semplicemente come tutti i ragazzini, dalle scuole medie, chi va in porta, chi non va in porta, vado in porta, avevo circa 9-10 anni. E diciamo che da là, nel paesello dove sono nato, in provincia di Firenze, 500 anni mi ho iniziato a giocare in porta. Poi dopo, fortunatamente, il ruolo mi riusciva abbastanza bene e quindi il paesello più grande mi ha preso. Poi tutto questo si è ripercorso in un'altra società importante, Toscana, dove io ci sono stato circa 3 anni, e poi fortunatamente in un torneo, un bel torneo organizzato giù a Firenze, la Ciprato, mi sono piaciuto, e praticamente in questo contesto professionistico, si sta parlando degli anni 73, 74, 75, 76, ho fatto tutto il percorso da professionista come portiere fino a Laveretti. Ho fatto qualche presenza con la prima squadra in C, quando era C, non Lega Pro, e poi mi hanno ceduto al Montevarchi, sono stato 3 anni a Montevarchi in C e 2 anni ho fatto a Siena. 2 anni ho fatto a Siena, ho avuto la fortuna di conoscere un po' di allenatori, di vivere un calcio importante, se non che per un infortunio a 34 anni ho dovuto dire addio al calcio, perché allora tibia e perone negli anni 80 era un grosso infortunio, oggi non è un problema, non hanno 6-7 mesi di recupero. Quindi a 34 anni ho smesso a malincuore e mi sono fermato un anno per recuperare, e poi da lì, grazie all'ex direttore sportivo della Fiorentina, Mazzoni, che è stato anche un ex giocatore della Fiorentina, ho iniziato un percorso da preparatore e mi sono formato come allenatore, quindi tutti i corsi vari, allenatore VFB, preparatore portieri professionista e tutto quello che sono le qualifiche. Ho fatto 3 anni in eccellenza nel paese mio praticamente, poi sono andato a fare 5 anni in Serie D come preparatore portieri, anzi 6 anni, perché poi sono andato in un'altra cittadina, mi hanno chiesto là, e poi ho avuto la fortuna appunto con Mazzoni di fare 3 anni alla Fiorentina, settore giovanile, avevo giovanissimi nelle allievi nazionali, poi la Rondinella, che allora era la seconda società di Firenze gemellata con la Fiorentina, mi ha preso, insomma. Come nasce un portiere e come si prepara? Un portiere, un ragazzo che inizia a fare il ruolo del portiere, deve avere qualcosa nel DNA. Cioè, un DNA lo deve avere, perché il portiere non si può fare nessuno. È il ruolo più importante, più bello, più faticoso, ma devi avere anche delle doti atletiche, psicologiche diverse da tutto. Quindi nel DNA sicuramente è importante. Logico che poi, se il DNA vuoi per struttura fisica, vuoi per psicologia o intelligenza, ci metti anche un ottimo lavoro, un buon lavoro, soprattutto nel settore giovanile, e inizi, e però non sai quando finisci il percorso, nel senso sono 3, 4, 5, 6 anni. Cioè, sogno nel cassetto, diciamo, rivolto ai ragazzi, riuscire a portare su almeno nella realtà nostra un ragazzino prima squadra che possa dire la sua, avere dei ragazzi che tutti gli anni, tipo quest'anno, riescano ad andare, un 2004, grande Luca è andato su Allegreville a fare il juniores. E un 2002 è andato su Valdigna a giocare in seconda categoria. Devo stare anche su quello che effettivamente è la realtà qua. Poi ci può stare anche il colpo, no? Che c'è talmente, che ci vuole anche fortuna.